candido perché abbiamo fatto moltissimo in questi 5 anni e abbiamo dato l'impulso per la realizzazione di 2 importanti infrastrutture della mobilità come Pedemontana e Tema, attese da 20 anni. Abbiamo dato grande impulso, aiuto alle famiglie durante questo periodo di crisi, alle imprese. Abbiamo realizzato più di 100 strutture per l'infanzia con 4.000 nuovi posti negli asili nido, solo per fare alcuni esempi. E mi ricandido perché credo sia arrivato anche il momento, in questa fase di crisi economica e di insicurezza dei cittadini, che ci sia un'istituzione che si prenda cura fino in fondo delle famiglie, dei cittadini, delle imprese, dei territori e della comunità milanese. Questo sarà il mio impegno. L'impegno si basa su un buon lavoro di 5 anni e per continuare, per svilupparlo, un progetto che vada, porti la provincia di Milano oltre la stessa provincia di Milano. Io confermo che il fatto che sono disposto a far durare questo mandato solo 2 anni anziché 5, rinunciare agli ultimi 3 per far nascere la città metropolitana, oltre la crisi, oltre la paura e l'insicurezza, quindi un lavoro che è un impegno che traguarda oltre le stesse competenze specifiche della provincia, come è stato il lavoro di questi 5 anni. La mia coalizione sarà più corta che non nel 2004, ci sarà il Partito Democratico, una lista a sostegno della mia candidatura, l'Italia dei Valori. Mi auguro che si possa chiudere con i socialisti che hanno già dichiarato che sosterranno, e poi c'è un lavoro di intesa anche con una parte della sinistra, diciamo, ambientalista, penso ai Verdi, della Sinistra Democratica, che potrebbero appoggiare la mia candidatura. E poi vedremo se se ne aggiungeranno degli altri. Io credo che sia importante partire dal progetto. Noi avremo un progetto fortemente innovativo. Il mio sarà appunto un progetto di modernizzazione della società e di cura e di attenzione, di protezione dalle grandi incertezze che la crisi e delle insicurezze che si stanno generando anche nell'area più ricca e più sviluppata del paese. Chi sottoscriverà questo programma? Io credo che bisogna dire ai milanesi che c'è un programma chiaro, non fatto da 100 pagine, ma fatto da pochi punti molto chiari, e una coalizione che è coerente con quel progetto. Noi abbiamo già avviato nei territori una serie di incontri, stiamo incontrando moltissima gente ed è il senso ancora quello di una, questa volta di un doppio scambio. Nel 2004 era una campagna di ascolto, oggi è una campagna di relazione sulle tante cose che abbiamo fatto e di ascolto sul gradimento o meno delle cose che sono state fatte, e soprattutto per costruire insieme un nuovo patto di cose da fare, di impegni da realizzare nei prossimi anni. Grazie. Facciamo così invece.